Ciao ragazzi, buon lunedì, bentornati a una nuova lezione di Basso in Pillole. Primissima cosa, vi ringrazio nuovamente e ulteriormente per questo importantissimo traguardo del milione di visualizzazioni, è sicuramente merito vostro, quindi approfitto all'inizio di questa lezione per ringraziarvi di nuovo. La lezione di oggi nasce da una serie di richieste che ultimamente mi stanno arrivando sempre in maniera un po' più frequente e da uno spunto che mi ha dato Mattia Melis di Roba da Bassisti, che ringrazio. Ovvero, mi è stato chiesto, ma tu, Luca, hai un metodo tuo, diciamo, quindi un metodo proprio scritto con le trascrizioni e tutto quanto, da poterci, diciamo, girare o comunque sia da vendere, eccetera, eccetera. No, allora, al momento non ho un metodo ancora mio e sto valutando se farlo o meno, principalmente devo capire se ne vale la pena farlo. Il concetto del metodo per me è legato un po' a una figura, diciamo, della didattica anni 80-90, adesso sono un po' cambiate le cose, però questa cosa, diciamo, tralasciando l'aspetto Luca, apre a un discorso molto più interessante e molto più ampio, ovvero quali sono i manuali e quali sono i libri e i metodi che solitamente ogni bassista dovrebbe avere, o che comunque sia nel mio caso io ho utilizzato e che ho nella mia collezione. Allora, oggi vi faccio vedere un po' di metodi. Naturalmente, di questi metodi la maggior parte li ho fotocopiati perché poi naturalmente su questi metodi facevo i miei appunti e quindi non vi faccio vedere gli originali perché non li ho qui con me, ma li ho nella mia casa, diciamo, dei genitori quando, a San Benedetto del Tronto. Ma scusate, comunque vi faccio vedere il libro e vi do indicazioni su quelli che sono stati, diciamo, i metodi su quali ho passato più tempo. Allora, partiamo dalla parte tecnico-ritmica. Che cosa vuol dire? Partiamo proprio dagli stili e dal laboratorio ritmico. Allora, Cristiano Michalizzi con Puglisi al basso e Enciclopedia dei ritmi per batteria e basso. Secondo me un libro eccezionale, c'è veramente tantissimo materiale dentro, ci sono praticamente quasi tutti gli stili, o potremmo dire tutti gli stili, suddivisi appunto per basso e batteria, quindi è ottimo per chi proprio vuol fare un lavoro sul laboratorio ritmico. E sempre sul laboratorio ritmico non potevo non citare Massimo Moriconi, poi eventualmente vi posto nel video le locandine originali del libro, naturalmente. Questo è un altro libro assolutamente eccezionale con diversi spunti molto interessanti. Poi, parlando di tecnica dello strumento, io consiglio questo libro di Joachim, credo che si pronunci così, Joachim Despres, che ha fatto diversi libri. Il primo che vi indico è questo qui, Muted Groove for Bass, ed è un, diciamo, libro tutto incentrato sulle ghost note. Quindi ci sono tantissimi esercizi, naturalmente con divisi per stili, con tablatura, e si lavora proprio su la tecnica delle note stoppate. Sempre dello stesso autore, e poi vi posterò la foto perché non ho diciamo, il libro stampato, ma l'ho solo praticamente in PDF. Vi consiglio Bach for Bass. Ovvero, come sapete, molti bassisti famosi hanno affrontato lo studio di Bach, Patitucci, Pastorius, Berlin, veramente Bach è diciamo, una pietra miliare per tantissimi bassisti. E in questo libro Joachim Despres, mi auguro di pronunciarlo bene, fa un approfondimento proprio sugli studi di Bach per il basso, molto interessante. Passiamo a due metodi, che poi non sono due metodi ma sono due play along, comunque sia due trascrizioni. Il primo è tratto da Play di Alain Caron, dove ho passato veramente tantissimo tempo, nel periodo proprio della Fusion, e c'è cioè bellissima tutta la trascrizione di Pacman, e tutti, diciamo, abbinato al libro c'è il CD, dove praticamente ci sono tutte le minus bass ed è veramente interessante suonarci sopra. Ottimo libro e ottimo, diciamo, libro di trascrizioni in generale, trovate veramente tantissime cose interessanti. Questo lo vedete un po' peggio, sempre dalla Ole Leonard, Essential Jaco Pastorius, poi dopo riposterò l'immagine
fatta, diciamo, in maniera migliore, e sono tantissime trascrizioni dei brani di Giacomo, da De Chicken, Fantasia Cromatica, Donna Lee, ce ne sono veramente di tanti. Invitation, sono fatte molto bene, sono molto curate e mi hanno fatto compagnia per diverso tempo, nel senso ci ho studiato veramente molto. In generale tutto quello che è della Hall e Leonard è fatto con cura e con, diciamo, fatto in un certo modo, quindi vale veramente la pena. Ho libri dappertutto. Un altro metodo di Pastorius, sempre della Hall Leonard, è Jaco Pastorius Bass Method, me l'ha consigliato il mio amico Lucio Fasino, molto interessante, ci sono tantissimi esercizi di tecnica con gli arpeggi e poi ci sono alcune trascrizioni, diciamo, dei brani di Pastorius con, tra l'altro, questa foto richiama uno dei, diciamo, video didattici più famosi di sempre, che è appunto il video didattico di Pastorius. Questo è proprio preso questo abbigliamento è preso da quel tipo di video lì, ed era veramente molto interessante. Qui forse nel retro lo vedete, ci sono gli altri metodi, ho anche questo da parte ma non ce l'ho dietro praticamente, che sarebbe The Greatest Jazz Fusion Bass Player. E ci sono, naturalmente, sono, come dicevo prima, sono fatti veramente molto 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 bene. Il costo non è nemmeno alto, perché parliamo di 22 dollari, quindi lo trovate a 17-18 euro. E questo libro, a cui tengo particolarmente, a suo tempo lo pagai una follia, 55.000 lire, e lo comprai nel 99. È dell'enciclopedia comparata delle scale e degli accordi a cura di D'Andrea e Zanchi, Attilio Zanchi, ed è veramente un'enciclopedia su cui ho studiato molto, con tutte le scale e i rapporti fra gli accordi e le scale. E so che dovrebbe andare, ho sentito Zanchi un po' di tempo fa, mi diceva che sta andando in ristampa. Ed è, questo è veramente eccezionale, c'è tantissimo materiale dentro. Cioè, se voi quante tante volte uno dice, ma io su questo accordo che tipo di scala posso utilizzare? Ecco, qui praticamente c'è spiegato tutto. Non solo il tipo di scala, ma dove la scala suona meglio, dove la scala suona peggio, quante tipologie di scale, da che punto della scala. Cioè, è veramente un lavoro mastodontico che io ritengo, diciamo, assolutamente uno dei libri indispensabili da avere per qualsiasi dubbio, questo è un libro da avere. Poi non posso non citare il manuale del basso elettrico del mio ex insegnante Gianfranco Gullotto, è sicuramente un libro storico, anche questo, forse il primo manuale in Italia per basso elettrico, e lo tengo proprio più per affetto. Ringrazio Massimiliano Menconi, che me ne ha procurato una copia. Io purtroppo l'avevo perso, era andato distrutto, e adesso ce l'ho di nuovo e sono molto contento. E un altro libro che vi consiglio, adesso ve li consiglio praticamente non tirandoli più fuori. Allora, naturalmente Standing in the Shadow of Motown, il libro di le trascrizioni di James Jamerson, assolutamente fondamentale. Poi Afro-Cuban Grooves for Bass and Drums di Lincoln Goins and Robbie Even, e per chi voglia suonare il Latin Jazz, quello è veramente un libro eccezionale da avere. E Slap It, un altro libro fondamentale per chi si approccia allo studio del basso elettrico. Bass Aerobics, interessantissimo, ci sono tantissimi esercizi di tecnica per il basso, e sono fatti molto molto bene, quindi secondo me quello è un altro libro che vale la pena. E poi, naturalmente, il Dick Groove, analisi armonica, quello ce l'ho, è lì dietro, me ne prendo uno al volo, rimanete un attimo fermi qui, che è nella mia libreria, non vi allontanate. Ce l'ho esattamente qui, concetti fondamentali. Allora, il libro si chiama così, lo prendo direttamente, facciamo prima, così mi vedete anche di schiena una volta tanto. Ok, eccoci qua. Questo è uno dei tre concetti fondamentali di armonia moderna, parte 1, parte 2, il Dick Groove. Questo libro, per chi vuole approfondire il discorso dell'armonia, è veramente fatto molto 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 bene.
ci sono tantissimi esercizi e c'è veramente tantissimo materiale. E concludo con due libri che io faccio, a cui faccio veramente sempre riferimento, che sono il Dante Agostini per gli esercizi di solfeggio ritmico, è un libro per batteristi, ma da lì si prende veramente tantissimi spunti. E poi tutto quello che è la notazione musicale, che noi lo prendiamo, ve lo dico qua, direttamente lo trovo, esatto, dal Pasquale Bona, metodo solo per la divisione musicale. Quelli sono i classici libri di teoria che si fanno magari nei primi anni di conservatorio, ma sono veramente molto, sono un must, sono una strada che un po' tutti devono percorrere perché sono fatti veramente molto molto bene. E poi da qui si comincia ad approfondire, nel senso ce ne sono veramente tanti. Un altro libro è Les Wise Bebop Bible, ce ne sono pure tutti gli Abersold, tutti gli Abersold, chi ha modo di averli, con tutti i real book, cioè in rete ragazzi c'è veramente tantissimo materiale. Parliamo adesso, ci concentriamo un po' più sui metodi che proprio sui libri, però questi sono metodi. Il metodo di Patitucci è anche un metodo abbastanza storico, diciamo così. Come vedete di manuali ce ne sono veramente tanti, le informazioni sono tante, spesso di ogni manuale bisognerebbe prendere qualcosa come spunto, non è detto che tutto sia utile. Io vi ho fatto una panoramica su quelli che sono i libri che io tengo sempre con me e che mi hanno comunque sia dato una mano nella formazione. E poi ognuno, diciamo, si specializza e magari concentra lo studio in una maniera diversa. Bene, detto questo è tutto, ci vediamo direttamente la prossima settimana con una nuova lezione di basso in pillole. Questa settimana riuscirò anche a fare la seconda parte del Factory Tour della Mark Bass e un'altra recensione. Come ogni volta ricordatevi se il video vi è piaciuto di lasciare un like e se volete essere maggiormente informati su tutto quello che è l'attività del canale ricordatevi appunto di iscrivervi, anche perché come vi ho detto non mi sono dimenticato del discorso della diretta live per gli iscritti, quindi a breve vi farò sapere quando la faremo. Ciao a tutti, buona musica e a presto Luca!